cosa possiamo fare per rimanere concentrati sulle cose che per noi contano davvero, quando intorno a noi mille difficoltà, mille distrazioni ci impediscono di farlo? Allora, con questo video ti voglio suggerire una microstrategia molto semplice e molto efficace proprio per ottenere questo obiettivo, cioè rimanere focalizzati sulle cose che contano davvero. Come primo step ti suggerisco di definire chiaramente quali sono le cose importanti per te? Definiscine 4, al massimo 5, e le scrivi. Scrivi questo mini elenco su un post-it, su un foglio di carta che puoi vedere facilmente, puoi portare magari sempre con te. Fatta questa lista, assicurati ogni giorno di onorare ognuno dei punti in lista, di onorare le tue maggiori priorità. Ti anticipo che non sarà facile, no, non riuscirai probabilmente tutti i giorni ad onorare tutte queste priorità. Benissimo, allora ti chiederai cosa puoi fare. Perfetto. Se oggi hai dato più priorità ad una cosa rispetto ad un'altra, assicurati magari nei prossimi giorni di compensare. Ad esempio, in questi giorni, essendo impegnato nell'evento Il Coaching secondo Claudio Belotti, la priorità del lavoro per me è decisamente più sotto il mio focus rispetto a altre priorità. Quindi, ad evento finito, farò in modo di recuperare il tempo che ho investito nel lavoro e investirlo magari nelle relazioni con le persone a cui tengo. Un consiglio importantissimo che voglio portare alla tua attenzione: fai in modo che in questo mini elenco di priorità, ti ricordo 4-5 al massimo, non di più, ci sia sempre tu stessa o tu stesso. Fai in modo di considerarti una priorità, perché se noi non ci consideriamo una priorità, nessun altro lo farà per noi. Buon lavoro!